Riapri Calabria, seconda edizione. Il bonus una tantum da 1.500 euro a fondo perduto per microimprese e professionisti. Il bando della Regione Calabria ha una dotazione totale di 65 milioni di euro ed è stato presentato dal presidente facente funzione della Giunta regionale Nino Spirlì e dall'assessore allo sviluppo economico Fausto Orso Marso nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella. Sono 65 milioni che hanno un valore doppio perché saranno spesi in Calabria. Arriveranno nelle case dei calabresi e daranno l'opportunità di aiutare altre imprese del territorio, ha spiegato Spirlì. È ancora un altro segnale di una regione che non abbandona i propri corregionali, non li abbandona nonostante non sia chiamata come dire, in prima persona, perché in realtà non sarebbe un nostro compito questo, ma sarebbe un compito solo del governo. Ma la Regione Calabria, così come ha fatto nel primo lockdown, lo sta facendo in questo secondo e troverà il modo per poterlo fare laddove si dovessero verificare situazioni di blocco anche a prescindere da questa pandemia. E stamattina, non potevamo dirlo prima, l'abbiamo fatto sia nella prima fase che anche in questa seconda fase, noi abbiamo aggiunto risorse aggiuntive importanti per mitigare l'ordine cronologico, questo famoso click day, per cui coprivamo 43.000 domande, sono arrivate circa 28.000, quindi prudenzialmente, ma prima non potevi dirlo, per cui diamo la notizia che, avendo escluso nel bando che l'aveva preso la prima volta, pur avendo, diciamo, una doppia perdita perché sono stati chiusi nel doppio lockdown, possiamo riaprire il 30 e co contemplare tutti quei codici Ateco esclusi in automatico perché è una delle criticità. Abbiamo fatto esempi anche oggi e ridare quindi anche a parrucchieri, baristi e ristoratori anche queste 1.500 come hanno avuto le 2.000. I tempi, anche lì abbiamo lavorato celermente perché noi abbiamo risorse europee, non possiamo fare direttamente agenzia di entrata, ma ha fatto una valutazione, il bando, ho spiegato il registro nazionale aiuto e tutto, saranno anche questa volta. Lo dico sempre prudenzialmente perché quando si tratta di amministrazione, però in tempi europei come è stato a giugno, cioè il 10 abbiamo chiuso, il 26 pagato tutto, quindi noi crediamo prima di Natale il contributo, non crediamo, lavorerò perché arrivi a tutto, insomma, prima della prima settimana, di Natale. Nuova fumata nera, i veti incrociati nel governo hanno fatto sfumare nella notte tra martedì e mercoledì la nomina del commissario alla sanità in Calabria. Non è bastata una settimana di riflessione e scouting dopo due dimissioni e il passo indietro di Eugenio Gaudio. Serviva altro tempo e un nuovo nome, perché non passano il vaglio dell'esecutivo né il profilo di Narciso Mostarda, medico che dirige la ASL Roma 6, né quello di Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria. Il primo vicino al PD, il secondo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, saltano entrambi dopo un confronto durato fino a tarda notte. Ora si cerca la quadra per chiudere una vicenda che agita da settimane il governo. Nella ricerca del profilo più autorevole possibile che metta d'accordo tutti, spunta l'ipotesi di chiedere ad Agostino Gnozzo, attuale coordinatore della CTS, di ricoprire l'incarico. Non si ha paura di venire in Calabria, è solo che il governo è sordo a tutti gli inviti che la Calabria sta facendo. Lo ha detto il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, con riferimento alla mancata nomina del commissario della sanità calabrese da parte del governo, una nomina che il presidente ha atteso inutilmente nella notte fino a tarda ora. No, non si ha paura di venire in Calabria, è solo che il governo è sordo a tutti gli inviti che la Calabria sta facendo. Noi stiamo continuando a chiedere al governo di poter gestire in maniera condivisa la sanità in Calabria. Un rappresentante del governo, i rappresentanti della giunta regionale che finalmente si affianchino per poter portare ordine in questa sanità che era mala sanità per la mala politica negli anni passati, fino a 10-11 anni fa, ma poi è diventata mala sanità di governo perché i commissari governativi non solo non hanno risolto il problema, lo hanno addirittura peggiorato. Per cui della mala sanità figlia della mala politica siamo passati alla mala sanità figlia del malgoverno e tutto questo non può essere più accettato. Presidente.
Sono 335 i nuovi positivi in Calabria, con 2.590 persone testate e 2.749 tamponi fatti in una giornata, in cui si registrano anche 7 vittime, che porta il totale a 250. In aumento i guariti, arrivati a 4.345 più 199, e in calo i ricoverati nei reparti, arrivati a 425 meno 4. Quelli in terapia intensiva sono 43 più 1, mentre gli isolati a domicilio sono 9.796 più 132. In Italia sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, i morti nelle ultime 24 ore sono 722. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%. Trovata morta, uccisa dall'uomo con cui aveva una relazione alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Loredana Scalone aveva 51 anni, una separazione alle spalle, una figlia di 26 anni e da poco anche una nipotina. Da qualche tempo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva iniziato una relazione con un uomo di 36 anni, Sergio Giana, sposato e residente a Badolato, un paese non distante da quello di Loredana. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella tarda serata di martedì tra gli scogli di località Pietragrande. È qui che l'uomo ha gettato il cadavere dopo averlo trafitto con diverse coltellate. L'allarme era scattato nella giornata di lunedì, quando Loredana Scalone non aveva fatto rientro a casa dopo alcune ore di lavoro come donna delle pulizie in un'abitazione privata. I familiari si sono rivolti subito ai carabinieri della stazione di Gasperina, che hanno fatto scattare le ricerche. Sono bastate poche testimonianze per arrivare a Giana. I carabinieri della compagnia di Soverato, guidati dal capitano Luigi Cipriano, e i colleghi del comando provinciale di Catanzaro lo hanno rintracciato senza difficoltà e lo hanno interrogato per ore. Sostanzialmente nel corso dell'interrogatorio c'è stata una generale ammissione delle proprie responsabilità in relazione a questo fatto, e proprio gli elementi ricavati nel corso dell'interrogatorio, incrociati con altri accertamenti che nel frattempo noi nel corso delle indagini avevamo acquisito, hanno consentito poi alla Procura della Repubblica di Catanzaro di emettere un decreto di fermo indiziario di delitto, sia per l'omicidio sia per l'occultamento di cadavere. Questo è un altro aspetto che è emerso già nel corso delle indagini, che dopo l'omicidio, che sarebbe avvenuto sostanzialmente nel primo pomeriggio di lunedì scorso, e l'autore dell'omicidio è ritornato sul luogo almeno due volte con il tentativo di occultare il cadavere. La vittima faceva l'attività come donna delle pulizie in una famiglia di un comune qui vicino al ritrovamento del cadavere, e all'uscita proprio dal luogo di lavoro si era incontrata con quello che poi sarebbe stato il suo carnefice, purtroppo. Si è svolto mercoledì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il convegno Codice Rosso e Revenge Porn, le nuove frontiere dei delitti contro la libertà morale, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro e dall'Associazione La Voce della Legalità. In collaborazione con l'Ufficio delle Consigliere di Parità della provincia di Catanzaro e con la partecipazione dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Ercolino Scalfaro e dell'Istituto di Istruzione Superiore Giovanna De Nobili. È proprio la pluralità, la diversità e la novità dei fenomeni lesivi che coinvolgono inevitabilmente, purtroppo, le donne e voglio ribadire anche i minori nel cyberspazio e anche nella vita reale, hanno portato appunto circa un anno fa all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico, come è stato già detto, del Codice Rosso e nello specifico del reato di revenge porn. Macro argomento è sicuramente quello della violenza sulle donne, ma nello specifico stiamo parlando anche di un ambito che è quello del sexting, un termine che, come sapete, deriva dalla crasi fra due termini specifici che sono text messaging e sex, che sta ad indicare una connotazione erotica di quello che è l'oggetto
di scambio nei messaggi, può essere una foto, può essere un video, può essere qualsiasi contenuto che però di solito, badiamo, è diciamo indirizzato ad un'amica o a un partner, ma l'amore sostanzialmente non c'entra nulla, perché è bene ribadire un concetto che noi portiamo avanti a gran voce e sempre in tutti i progetti che promuoviamo: quando c'è violenza non c'è mai amore, perché quando c'è amore c'è libertà e rispetto. Secondo uno studio che è stato da pochissimo, tra l'altro, pubblicato, circa 9 milioni di ragazze hanno subito una qualche forma di violenza online prima dei 15 anni. A qualche testimonia proprio l'anima corale e multidisciplinare che abbiamo inteso attribuire a questo convegno, così come siamo soliti fare. Noi cerchiamo di promuovere queste iniziative in questo modo perché crediamo che sia fondamentale l'apporto competente e specializzato di chi quotidianamente è impegnato in azioni di prevenzione e di repressione dei fenomeni, scopo di cercare di trasmettere delle conoscenze specifiche sul fenomeno, alimentare una visione critica rispetto agli stessi e soprattutto promuovere un'autoconsapevolezza. Il tema della violenza contro le donne è purtroppo molto attuale. I casi segnalati e denunciati durante l'emergenza Covid sono notevolmente aumentati. Fondamentali sono le azioni di sensibilizzazione e la rete che si può e si deve creare sul territorio. Per questa ragione è nata la campagna internazionale Orange the World, promossa dalla Women's Leadership Institute nel 1991, con l'obiettivo di prevenire ed eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze di tutto il mondo. Il Sor Optimist International sostiene questo progetto. La città di Catanzaro ha aderito anche quest'anno alla campagna grazie ad un'ottima sinergia creatasi tra associazioni e club service del territorio. Anche quest'anno dunque la città di Catanzaro si è tinta di arancione. Giornata dal valore simbolico importante, lo rimane, però è stata senz'altro sporcata, macchiata da un fatto di sangue inquietante proprio a discapito di una donna. Il nostro cuore piange con la famiglia di Loredana. Noi siamo molto turbati da quello che è accaduto oggi, ma quella morte ci dice che dobbiamo continuare, ci dice che c'è bisogno di forza e di unione per combattere questo germe terribile che è quello della violenza contro le donne. Quindi sì, noi oggi piangiamo, ma siamo ancora più determinate ad andare avanti perché c'è bisogno di un'azione sinergica e collettiva e sono felice che oggi la città di Catanzaro risponda, perché c'è la città qui, c'è il comune, c'è l'arma dei carabinieri, ci sono le associazioni, noi ci siamo, andiamo avanti, combattiamo, portiamo avanti i discorsi di tipo culturale, ma facciamo anche azioni concrete sul territorio. Divulghiamo il 14-22, diciamo che ci sono le stanze tutte per sé, perché lì devono andare le donne, perché lì si trovano ascolto e possono essere salvate. Ci sono le case famiglia, ci sono i centri di ascolto, la società civile c'è. Ahimè, proprio oggi siamo stati colpiti proprio più che mai. Io penso che sia una questione culturale, che già i ragazzi devono essere educati al rispetto dell'altro genere, sia maschile che femminile, per poter cercare di superare queste grandi tragedie che sono quotidiane. E ben vengano queste iniziative per sensibilizzare soprattutto le donne a denunciare. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'associazione Vita Ambiente a Catanzaro ha voluto ricordare Lea Garofalo, donna calabrese assassinata il 24 novembre di 11 anni fa. Aveva 35 anni Lea Garofalo e sognava un futuro lontano da mafia, sangue e malavita. No alla violenza sulle donne. Stamattina abbiamo pensato di rendere omaggio con questo fascio di rose a Lea Garofalo e lo stesso fascio di rose porteremo a Pietragrande per l'ultimo femminicidio che si è consumato questa mattina. L'amministrazione comunale di Catanzaro è impegnata a lottare contro la violenza sulle donne e oggi, 25 novembre, con questa ricorrenza
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'amministrazione comunale è presente e dà il suo sostegno a una meritoria iniziativa fatta dall'Associazione Nazionale Vita Ambiente e dalle associazioni che l'aiutano sul territorio, come il Centro Calabrese di Solidarietà, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica a che la violenza sulle donne diventi un ricordo e non una triste realtà. È un momento molto emozionante, ma soprattutto di grande gioia. Ci troviamo al GOM, stiamo per andare da Maria Antonietta Rositani, perché finalmente oggi Maria Antonietta torna a casa dei suoi figli. Sì, è una gioia immensa, ringrazio Dio perché mi ha dato la possibilità di rinascere. E ancora non sto realizzando proprio quello che mi sta succedendo, mi sento molto emozionata in questo momento e spero di tornare ad essere una mamma. È l'augurio che voglio avere per me stessa. Non è... dovrò tornare 2 volte a settimana a fare altre medicazioni sempre in sala operatoria. È un nuovo percorso quello che incomincerò, sarà magari anche doloroso, però ne ho affrontate tante, affronterò anche questo. Scusatemi per l'emozione, ma ripeto, per me oggi è una rinascita e non vedo l'ora di vedere mio figlio. Vado a casa, torno a casa e purtroppo non ci sarà più la mia nonna, ma la mia nonna, come ho scritto qui, è la mia guida e mi guiderà in questo nuovo percorso di rinascita accanto a me. Eh sì, grazie a tutti intanto. Intanto voglio ringraziare questa eccellenza che è l'ospedale qua Giunito di Reggio Calabria, tutti i medici, non ne cito nessuno, però tutti li portiamo nel cuore. Un'emozione forte. Grandissima, sì, nel vederlo adesso camminare poco fa. Attendiamo, sono passati 19 mesi. Quanti mesi non vedeva Maria Antonietta? Io non la vedo da circa 2 mesi non la vedo, e quindi so quello che nel momento in cui vederla adesso camminare è stata una grande emozione. Speriamo, insomma, speriamo di... che possa terminare al più presto questo momento difficile. Un arresto in flagranza è stato effettuato dalla Polizia delle Comunicazioni per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. Agli arresti domiciliari è finito un giovane insospettabile della provincia di Catanzaro che, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico, tra cui oltre 1300 video, alcuni dei quali ritraenti anche bambini in età prepuberale. La Polizia delle Comunicazioni, in un comunicato, ha diffuso alcuni consigli al fine di prevenire il fenomeno. La Polizia delle Comunicazioni si ricorda è contattabile anche attraverso il Commissariato di Pubblica Sicurezza Online, punto di riferimento per tutti gli internauti www.commissariatodps.it. Dal portale è anche possibile scaricare la relativa app.